dichiarazione, poi voi farete la vostra. In seguito ad un battibecco al Brooklyn Bridge Park, Zachary Cowen, di 11 anni, armato di un bastone, ha colpito nostro figlio Ethan Longstreet in faccia. Questo suo gesto, oltre alla tumefazione del labbro superiore, gli ha provocato la rottura dei due incisivi e ha compromesso il nervo dell'incisivo destro. Armato? Armato? Non le piace armato? Michael, come si potrebbe dire che aveva... brandiva un bastone, va bene? Aveva va bene. Sì, sì, che aveva va bene. E pensare che abbiamo sempre considerato il Brooklyn Bridge Park più sicuro di quello di Inside. L'abbiamo sempre detto, il Brooklyn Bridge va bene, l'Inside invece... Ma non crederci. Grazie. Grazie a voi di essere venuti. In questi casi è sempre meglio non lasciarsi trasportare dalla propria emotività. Siamo noi a ringraziare voi, davvero? Ah, io non credo ci sia bisogno di ringraziarsi a vicenda. Per fortuna c'è ancora un certo senso della convivenza civile. Sì, certo. Anche se in effetti sembra che i nostri figli non abbiano ben affatto il concetto. Almeno non il nostro, no? Certo, non il nostro. Prego. Grazie. Quei trifogli sono stupendi. Grazie, li ho presi da quel ferraio, su, vicino alla Harris. Sa, quello in cima, no? Ah, certo. Sì, li fa importare direttamente dall'Olanda. $20 per un intero mazzo. Conveniente. Sì, ha capito qual è, no? Certo, certo. E cosa succederà dal tipo nervo compromesso? Ancora non si sa, non è stata ancora sciolta la prognosi. Pare che il nervo non sia completamente scoperto. Sono in parte compromesso. Sì, c'è una parte scoperta e una ancora protetta. Però sì. Ancora non vogliono devitalizzarlo. No, vogliono aspettare, così magari ha tempo di recuperare. Per evitare una cura canalare. Certo. Serve un periodo di osservazione per permettere al dente di guarire. Gli metteranno delle capsule. Niente impianti fino a 18 anni. No, non si può. È solo alla fine dello sviluppo che si possono fare. Naturale. Beh, noi speriamo che vada tutto per il meglio. Possiamo solo sperare. Sentite. Ethan, lui non voleva accusare Zachary. No, non voleva. È stato incredibile vedere questo ragazzino sfigurato, senza denti, che si rifiutava di parlare. Posso immaginare. Che poi non voleva parlare anche per non passare da spia con gli amici, non solamente per un senso dell'onore, diciamocelo bene. Diciamolo pure, il senso dell'onore richiede un contesto sociale adeguato. E come siete riusciti a tirare fuori il nome di Zachary? Gli abbiamo detto che proteggendolo non avrebbe aiutato quel bambino. Abbiamo detto che se quel bambino era libero di picchiare gli altri perché avrebbe dovuto smettere. Gli abbiamo detto che se fossimo stati noi genitori avremmo voluto saperlo. Naturale. Sì. Ah, scusate. Sì, è pronto, Walter. Ma grazie per avermi richiamato. Aspetta che te lo leggo, è sul giornale di questa mattina. Allora. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista britannica Lancet, due ricercatori australiani avrebbero trovato degli effetti collaterali neurologici dell'Antril, il farmaco contro l'ipertensione della TW Pharma. Sì, senti, chi è che ti ha dato la stampa lì da voi? No, siete della merda. No, quello che interessa a me è che voi avete l'assemblea degli azionisti fra 2 settimane, è chiaro? Senti, Walter, controlla se la notizia è uscita da qualche altra parte e richiamami, va bene? D'accordo. Scusate. Quindi lei è? Avvocato. Ah. Lei invece? No, io vendo oggetti per la casa. Invece Penny è scrittrice. Lavora part time in una libreria specializzata in libri d'arte. Scrittrice? Ho scritto un'opera su Sabea e la sua civiltà a partire dalla ripresa degli scavi dopo il conflitto tra Eritrea ed Etiopia e adesso sto scrivendo un libro sulla tragedia del Darfur. Ah, un esperto d'Africa. Mi interessa quella parte del mondo, sì. E avete altri bambini? Sì, Courtney, di 9 anni, che adesso è arrabbiata col padre perché si è liberato del criceto. Si è liberato del criceto? Sì, faceva un tale chiasso quella bestiaccia di notte. Sa, quelli sono animali che dormono di giorno. Ethan stava diventando neurastenico e a dire la verità anche io non è che lo sopportasse più di tanto, quindi mi sono detto basta. L'ho preso e l'ho lasciato in strada. L'hai lasciato in strada? Sì, sì, ero convinto fossero animali da fogna, invece no, lui è rimasto lì, pietrificato, sul marciapiede. Non sono né animali domestici né animali selvatici. Se li lascio in una foresta non ci sanno stare, non si sa dove buttarli. E quindi lei l'ha buttato da fuori. Esatto, e ha cercato di farti vedere a Courtney che il criceto fosse scappato quando ovviamente lei non l'ha bevuta. E così, questa mattina, il criceto era andato. È andato. Ma mi dica di lei, di cosa si occupa? Io sono un operatore finanziario. Lasciatemi fare una domanda diretta. Zachary, lui può scusarsi con Ethan? Sì, certo, immagino dovrebbero incontrarsi. No, Alan, lui deve chiedere scusa. Lui deve, se non altro, dire che gli dispiace. Sì, certo, è probabile. Ma è così, gli dispiace. Ha solo 11 anni, non capisce la gravità del suo gesto. No, 11 anni non si è più bambini. Ma non si è nemmeno adulti. Non vi abbiamo chiesto se volete un caffè, un tè, qualcosa.
È rimasto un po' del tuo dolce di frutta. Fa una torta di frutta davvero squisita. Ma... Beh, è un'espressione di idee, certo. Grazie. Un bicchiere d'acqua. Perfetto. Vai, Benny, io prendo pure io un caffè. Grazie. Prego, accomodatevi. Perché andare di fretta, dico io, no? Grazie. Grazie. Fa un dolce di frutta davvero squisito. Vado a prenderlo. Dove sta la torta, tesoro? Io non so che lingua devo parlare con quella donna. Coppia carina, vero? Ah, molto. Carini, vero? Devi proprio dire a tutti che sono una scrittrice. Ma è vero, hai scritto un libro. Un dolce di frutta davvero buono è difficile da fare. E quindi lei che cosa vende? Oh, gli ho detto, articoli per la casa, oggetti in rame, serrature, cose di questo tipo. Sì, anche articoli per la cucina, pentole, padelle. Ah, si vende bene. Diciamo, non sono tempi particolarmente eccezionali, all'inizio è stata abbastanza dura, però alla fine, se esco ogni giorno con il mio campionario e il mio catalogo, si campa pure bene. Poi, in inverno, i tegami per l'agosto hanno un picco. Già, immagino. Quando ho visto il criceto paralizzato dal terrore, perché non lo ha riportato dentro? Io non li tocco. Lei l'ho messo sul marciapiede! Non l'ho toccato, stava dentro una scatola, io mi sono limitata a rigirare la scatola. Io quei cosi non riesco proprio a toccarli. Zucchero? No, non niente zucchero, piuttosto della torta, che frutta ci mette? Mele e pera. Mele e pera? Sì, è una piccola ricetta, ma che peccato, fredda. Mele e pera non sta per me. Mele e pera è un classico, ma c'è un segreto? No, davvero? Bisogna tagliare le pere più grandi delle mele, perché cuociono prima. Ah, ecco cos'era. Non ha detto il vero segreto. Ma lasciamo che l'assaggino. Buona. Davvero buona. Squisita. Pan di zenzero sbriciolato. Oh mio Dio. Sì, la ricetta è di sua madre, sono un po' rivisitata. Pan di zenzero, fantastico. Beh, da questo voglio abbiamo imparato una ricetta nuova. Se mio figlio non ci rimetteva due denti era meglio. Ah, certo, era quello che intendevo dire. È un modo strano per esprimere. Io volevo solamente dire... Sì, Walter, dimmi. No, nessuna lettera al direttore, assolutamente. Ma io non alimentare le polemiche. Senti, ma... Quindi, quali sono i sintomi dell'antril? Ok. E i cordosi normali? Ok, ma allora perché non l'avete ritirato prima? Sì, va bene, ma di che giro d'affari si parla? Ah! No, certo. No, certo, capisco, ovviamente. D'accordo. Va bene, senti, ti che meglio dare, va bene? Alan, ti stiamo aspettando. Momento. Sì, Lannis. Ah, pensi, ha una conoscenza dei rischi da 2 anni e mezzo circa. Ha una comunicazione interna, non erano neanche specifici dei sintomi. Insomma, niente, perdita di equilibrio, andatura a scatti. Ti muovi praticamente come un ubriaco. No, però sono 4 miliardi e mezzo di dollari di fatturato. Ci sei? Ma di negare, ovvio. Pensa, voleva scrivere al direttore del giornale. Non si scrive a nessun giornale. Al massimo mettiamo un comunicato. Qualcosa come... C'è qualcuno che mette in giro false voci a 2 settimane dall'assemblea degli azionisti. No, tanto mi chiama lui. Va bene, a dopo. Scusate, non ho mangiato per quanto ho avuto da fare oggi. Allora si serva pure, ma stiamo scherzando, non vorrà lasciare questa delizia. No, grazie. Prende un altro po', dai. Grazie. Scusate, so che non è modo di comportarsi, ma... Dicevamo che sarebbe stato meglio conoscersi in un'altra circostanza. Ah, vero. La torta è di sua madre, vero? Sua madre? Sì, mia madre ha dato la ricetta, però l'ha cucinata bene. Sì, ma tua madre non usa mele pera. No. Sta per essere operata, poverina. Davvero? Da cosa? Al ginocchio? Sì, le metteranno una protesi rotatoria di polietilene e metallo. E lei quello che vuole sapere è che fine farà una volta che sarà messa anche nel crematorio. Mai, non vuole essere cattiva. Non vuole essere sepolta accanto a mio padre, no. Vuole essere cremata e mandata al nord, dove sta già la madre, tutta sola, poverina. Così saranno una coppia di urne funerarie che chiacchierano a non finire sulle sponde di un lago. Noi siamo molto colpiti da questa vostra disponibilità. Ci rendiamo conto che cercate di facilitare le cose invece di esasperarle. Beh, è il minimo che possiamo fare. Ma per favore,
Sono tanti i genitori che prendono le parti dei figli diventando più infantili di loro. Se Ethan avesse rotto due denti a Zachary, forse la nostra reazione sarebbe stata più viscerale. Chissà se avremmo avuto la stessa larghezza di vedute. Ma no, ma sono sicuro che ce l'avreste avuta. Ha ragione lei, io ne dubito. Ma no, ma ce l'avreste avuta, vi dico, perché dall'altra parte ci saremmo stati noi. E che dice Zachary di tutta questa storia? Come sta prendendo la cosa? Non dice molto, è un po' confuso, credo. Si rende conto di aver sfigurato un suo compagno? No. No, ovviamente non si rende conto di aver sfigurato un suo compagno. Certo che Zachary se ne rende conto, perché dici così? Si rende conto che un comportamento violento inammissibile, non di aver sfigurato il suo compagno. Non le piace la parola, ma purtroppo è appropriata. Mio figlio non ha sfigurato vostro figlio. Vostro figlio? Scusate, ha sfigurato vostro figlio. Ripassi dopo la scuola e gli guardi la bocca ai denti. Ha momentaneamente sfigurato. La bocca appena si sgonfia tornerà normale. E sempre i denti siamo disposti a pagare il miglior dentista che c'è. Non è questo l'importante, non è questo che ci importa a noi. A questo ci penserà la compagnia di assicurazioni. Quello che importa a noi è che i ragazzi si chiariscano e che non succedano più eventi del genere. Bella, fissiamo l'incontro. Sì, fissiamo l'incontro, ottimo. Come presenti? Ma non hanno bisogno di protettori. Lasciamo che se la sbrigino tra uomini. Tra uomini, Alan, ma non essere ridicolo. Però forse è vero, forse noi non dovremmo essere. La questione non è esserci o non esserci, la questione è hanno voglia di parlarsi, hanno voglia di chiarirsi. Ethan sì. E Zachary non avrà altra scelta. Ma deve partire da lui. Zachary ha agito da teppista, non aspettiamoci che ora cominci a ragionare. Se Zachary vede Ethan in un contesto punitivo perché viene costretto, io non vedo come l'esito possa essere positivo. Signora Longstreet, nostro figlio è un mazzoide. Lei si illude se si aspetta che Zachary cominci a scusarsi spontaneamente. Sentite, io devo proprio andare adesso, ok? Nancy, tu rimani, va bene? Rimani, così come ti devo essere deciso, no? Le donne pensano sempre che ci sia bisogno dell'uomo e del padre, come se servisse a qualcosa, no? Sono mortificata, ma nemmeno io posso restare. Mio marito non è mai stato uno di quei papà che amano spingere il passeggino. È un vero peccato, crescono così in fretta. Ma a te piacciono i bambini? Lui amava spingere il passeggino. Sì, certo. Allora, cosa vogliamo fare? Ce la fate a passare da noi verso le 7:30 con Ethan? Alle 7:30 va bene. Che a dire la verità, penso dovrebbe essere Zachary a venire qui da noi. Sì, sono d'accordo. La vittima non dovrebbe scomodarsi. Sì, è vero. Io alle 7:30 non posso esserci. E chi ha bisogno di te? Tanto non serve a niente. Io credo che sia importante che ci sia anche il padre. Sì, ma non oggi. Pronto? Il condominio isolato, appena esci non si sente nulla in chiamata. Scusa, Nancy. Sì, sentati, la relazione a noi non ce ne fa parole, è chiaro, i rischi non sono ufficiali, quindi vi faccio richiamare da lui, d'accordo? Va bene. Domani? Domani sono a Washington. Ma che andi a Washington? Sì, il Pentagono. Sentite, l'importante è che i ragazzi si incontrino, quindi vengo io questa sera con Zach e lasciamo che si chiariscano tra loro. Se Zachary non viene qui già responsabilizzato, si guarderanno in cagnesco, sarà un disastro. Già responsabilizzato, signor Longstreet, ma di che sto parlando? Di sicuro vostro figlio non è un pazzoide. Zachary non è un pazzoide. Oh sì, invece che lo è. Smettila, Alan, perché dici così? Perché è un pazzoide. Lui come spiega il suo gesto? Non vuole parlarne. Ma dovrebbe parlarne. Lei dice un po' troppo dovrebbe, signora Longstreet. Dovrebbe venire qui, dovrebbe parlarne, dovrebbe chiedere scusa. E certamente è molto più esperta di noi. Noi proveremo a migliorare. Ma lei, per favore, cerchi di essere un po' più indulgente. Ehi, che succede? Non era questo lo scopo, davvero? Ma io lo dico per Zachary, per lui. Avevo capito, grazie. Alan! Un caffè. Un altro bel caffè. Che ne dite? Dite. Un caffè. Un buon caffè. Grazie. Sì, un caffè. D'accordo. Molto bene, ci penso io, tesoro, tranquilla. Vedo che si interessa ad altro. Sì. Bacon. Un bacon, già. Crudeltà e splendore. Caos ed equilibrio. E Zachary si interessa ad altro? Non quanto dovrebbe. E i suoi figli? Beh, cerchiamo di colmare le inevitabili lacune scolastiche. Certo. Li portiamo a mostre, concerti. Giusto. Crediamo che la cultura sia una potente forza per raggiungere la pace. Come ha ragione. Ma sai, ripieno, è una crostata o una torta? È un quesito importante che lo stavo domandando prima in cucina. E se così fosse,
La pizza può forse dirsi crostata? La mia è una torta, la crostata è la base di pasta frolla. Lei è un po' sopra. Grazie, mi piace cucinare. Naturalmente o lo si fa per passione o non lo si fa. E io dico che la crostata è la base di pasta frolla. Per calma. Di voi non vi abbiamo chiesto nulla, avete altri figli? Ah sì, ho un altro figlio da un precedente matrimonio. Sentite, so che non è importante, ma me lo stavo chiedendo prima e... Voi sapete per caso il motivo per cui i ragazzi hanno discusso? Perché Ethan non ci vuole dire nulla. Ethan non voleva che Zachary entrasse nella sua banda. Ah! Ethan è una! E gli anche quello della spia. Tu sapevi che Ethan ha una banda? No, ma la cosa mi diverte. E perché ti diverte? Perché ne avevo anche io una. Ed è del capo la sua età. Ah, anch'io. E che fa il capo di una banda? Beh, diciamo ai 5 o 6 ragazzini che ti seguono e che sono disposti a sacrificarsi per te. Come in Ivan. Esatto, come in Ivan. Ma chi lo conosce più Ivan oramai? Oh beh, ci saranno altri modelli, insomma, Iron Man, Lobo Ragno, quelle robe. A quanto pare ne sapete più di noi. Allora Zachary non è stato così zitto quanto ci avete detto. E perché gli avrebbe dato della spia? Oh no, non ci interessa, è una domanda stupida, non ci riguarda. Non credo che sia il caso di entrare nelle storie tra noi. Esatto, questa cosa non ci riguarda. Quello che ci riguarda è questo spiacevole incidente. La violenza ci riguarda. Quando era capo della banda, ho fatto a botte con Jim Leach. E l'ho pestato! Ed era più piazzato di me. Cosa c'entra questo, bra Michael? Niente, non c'entra niente. Era un pensiero. Non hanno fatto a botte, stavano facendo a botte. No, non stavano facendo a botte. Beh, però, insomma, non c'è molta differenza. No, mi dispiace, c'è differenza. Sì, sì, c'è differenza. E scusate, quale sarebbe la differenza? La differenza è che io e Jimmy Leach volevamo fare a botte. Sì. Gli ha fatto molto male. No, ti so che dire, no? Allora basta con Jimmy Leach, mi dispiace se parlo con Zachary. Ma no, va benissimo. Non lo farei mai senza il vostro permesso. Ma gli parli pure. Con i migliori auguri. Ah, ma perché dici così? Smettila! Nancy, la signora Longstreet... Penelope, penso sia meglio lasciare da parte le formalità. Penelope parte sicuramente dal desiderio di educare. Ma se non volete che gli parli, non gli parlo. Ma no, lo rimproveri assolutamente, faccia come le pare, insomma. È strano che lei si senta così poco coinvolto. Signora Longstreet... Penelope, certo, io mi sento coinvolto, mio figlio ha pensato un altro ragazzo. Sì, intenzionalmente? Sì, sono proprio queste le cose che fanno saltare la pazienza. Certo, intenzionalmente. È quello che fa la differenza. La differenza fra cosa e cosa? Mi scusi, mio figlio ha pensato nostro figlio, per questo siamo qui. È inutile. Sì, discutere in questo modo è completamente inutile. Io non capisco perché infilare la parola intenzionalmente in questo modo. Ma che lezione vorrebbe impartirmi, mi scusi. Scusate, ma la conversazione così è ridicola. Mio marito è molto stressato per questioni di lavoro. Ripasso io questa sera con Zach e lasciamo che le cose si risolvano. Io non sono niente affatto stressato. Beh, io sì. Ma non c'è nessun motivo per essere stressati. Sì, invece. Sì, mi dica. Sì, no comment, cazzo. Non si può dire farlo sì. Adesso. Nella recita di Natale, Zach mi faceva la parte di... Ebenezer Scrooge, il protagonista. Uno dei bambini Cratchit è stato bravo, vero? Ma non si può ridare un farmaco perché tre persone non capiscono niente, è chiaro? Senti, data la situazione, meglio non fare niente. Sì, Lennis, sono nel panico qui là, senti, dobbiamo assolutamente mettere un comunicato, qualcosa che non suoni come una smentita. Attacco la giugulare, qualcosa come... C'è qualcuno che mette in giro false voci, 2 settimane dell'assemblea degli azionisti. E chi c'è da queste inchieste? Perché salta fuori solamente adesso? Chi? Molto bene. Le case farmaceutiche, le peggiori. Profitto. Nessuno la obbliga ad ascoltare le mie telefonate. Nessuno la obbliga a farle sotto il mio naso? Oh no, invece, sono costretto, contro la mia volontà, te lo posso assicurare. Sarà, però quelli smerciano la loro merda e poi se ne lavano le mani. Ogni progresso in campo farmaceutico comporta benefici e qualche rischio. Lei dice, fatto sta che lei fa un lavoro ambiguo. E questo cosa vorrebbe dire? Michael, non sono affari nostri. Dico semplicemente che il suo è un lavoro ambiguo. E mi scusi, lei che lavoro fa? Gliel'ho detto.
Io faccio un lavoro normale. Che cosa sarebbe un lavoro normale? Vendo pentole, padelle. Ah, e maniglie per le porte. Sì, e sistemi per sciacquoni. Ah, sciacquoni, questo sì che è interessante. Alan! Che c'è? Sono interessanti, gli sciacquoni sono interessanti. Perché no? E mi dica, ce ne sono di molti tipi? Beh, diciamo sono due per lo più, manuali oppure a spinta. Ah, certo, evidente. Dipende dalla pressione dell'acqua. Ossia se il tubo dell'acqua è messo in alto oppure messo in basso. Ah, certo. Ma se è molto interessato potrei presentarle il mio magazziniere che è un esperto. Peccato che dovrà andare fino nel Queens, a Giamaica. Accidenti, mi sembra così bravo nel suo lavoro, è incollabile. Che punizione darete a Zachary? Ne è prevista una? Potete continuare la vostra discussione di teorica un'altra volta? Io non mi sento bene. Che c'è? Cosa si sente? In effetti si parla, tesoro. Sì, parli da come nel suolo. Ho la nausea. Ci vuole Regan. Ce l'abbiamo Regan, vero? Ma no, ora passerà, sì. Grazie. Ci vuole una cosa. Ora passa. Provi a fare due passi, si alzi un po', si muova. È caldo. Grazie, lei è sicura? Sì, sì, piccoli sorsi. La coca non era in frigo. È sicura che vada bene, non è meglio per la diarrea. No, non solo. Come si sente? Meglio. Signora Longstreet, se decidessimo di riproverare il nostro figlio, vorremmo farlo a modo nostro, nel modo più opportuno per noi. Ci mancherebbe. Come ci mancherebbe? Beh, sono liberi di fare come vogliono con il loro figlio, no? Non sono d'accordo. Su cosa non sei d'accordo, Ben? Non sono liberi. Scusi, cosa vorrebbe dire con questo? Sì, mi dica. No, senta, i rischi non sono ufficiali, è chiaro, non fate stronzate. Una sola parola sbagliata e oltre finisce col culo per terra fra due settimane e noi con lui. Adesso siamo... basta con questo cellulare di merda, sta qui con noi, porca vacca! Sì, ti richiamo dopo. Ma sei impazzita? Hai urlato come una gallina, lei mi si è sentito tutto. Bene, io sono stufa di questo cellulare, sempre, giorno e notte. Oh, senti, ho già fatto uno sforzo gigantesco a venire fin qui. È vero? Io sto per volutare. Non ci credo. Invece sì. Vuole andare in bagno? Nessuno ti obbliga a restare. Esatto, nessuno la obbliga a restare. Giro tutto. Dai, su, vieni qui. Vieni qui, guarda un punto fisso. Là, guarda un punto fisso. Dai, se ti vedi meglio. Vedi, siete un pezzo di metropolitana da qui. Ah, va via, lasciami stare. Dovrebbe andare in bagno. Ma sì, vai in bagno, se devi vomitare, no? Dammi questo reclamo. Non è stata la torta, vero? No, l'ho fatta ieri. Non toccarmi! Ah, oh, calmati tu, Paul. Non se la prenda per cose da nulla. Beh, io credo. Che ha a che fare con la casa, la scuola, la famiglia. È a me che tocca. Non è così. È così invece. E ti capisco perché è così noioso, così monotono. È mortale. Ma se è così mortale, perché fare dei bambini? Forse Zachary percepisce questo vostro disinteresse. Ma quale disinteresse? Thank you.
si sente? Meglio. Dove lo devo dare? Dove sta il cono? Ci si stava asciugando i pantaloni. E allora quello dobbiamo metterlo alla fine, tocca aspettare. Posso andare al bagno anch'io? Sì, sì, prego, prego. Io non so che cosa dire, voi mi dovete scusare. Incredibile. Incredibile, che palle. È incredibile, quella tua te era un vero schifo. Ti sei ingozzato come un porco. Oh, andiamo, le conosci le mie giornate, Nancy? A un certo punto devo buttare giù qualcosa. Oh, merda, Dio. Ti va un vero incubo. Che stia attento quello. Lei quasi è oltrepassato il limite. Lei è odioso. Lui mi fa molto più incazzare. È così falsa. Mi dici perché stai sempre dalla loro parte? Dalla loro parte? Ma che fantasia fai? Perché diavolo ci facciamo qui? Ma è uno scherzo! Perché discuti sempre con lei? Ce ne saremmo già andati da un pezzo se non l'avessi punzecchiato su ogni singola parola! E che dovevo fare? Il pecorone come suo marito? Oh, dici che è stata quella torta! Ah, questo è poco ma sicuro! Un po' di cola calda e bang! Che schifo! E poi cerchi di essere conciliante! Ma non è vero! E invece sì, le ho detto che possono fare quello che vogliono con il loro figlio, anche se è un pericolo pubblico! Quando un ragazzino è un pericolo pubblico, la cosa riguarda tutti! Che schifo, quella vomitata su tutti i miei libri. Non lo so, solitamente se uno si sente male, corre in bagno. Oh! Oh, è fuggita! Che cosa disgustosa! Stavo proprio per sbottare con la storia degli sciacquoni. Sei stato magnifico. Mi sono difeso bene, eh? Jamaica è qui, su un colpo di genio. Pezzo di merda, com'è che la chiama? Doodle. 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 Oh, chiamo Doodle. Ci scusi, noi non volevamo offenderla, e che ci fanno sempre ridere i soprannomi che si danno le coppie. Michael, come noi come ci chiamiamo? Molto peggio. Molto peggio, poi aveva chiesto il fono. Grazie, grazie mille. Noi ci chiamiamo Darjeeling, come il tè, che è una stupidaggine molto peggiore secondo me. Sua moglie come si sente? Si sente meglio? Sì, meglio. Mi dispiace. Non so perché l'ho fatta così lunga per il catalogo. Non me lo spiego. È che uno si attacca a questi oggetti senza neanche sapere il perché. Tira bene la copertina, penna. Sì, ma tu tieni bene il foglio. Lo sto tenendo. Ci sono delle pieghe, vedi? Gli angoli sono tutti bagnati. Adesso ci passo sugli angoli, adesso ci passo. Così si straccia. Michael, si straccia, ha ragione. Fermo, basta, figlia. Bastaci la colonna sopra, io penso agli altri. E come viene il vostro nomignolo, Yankee Doodle o dai formaggini di Doodle? No, viene da Puglie e Pupe, sa quella canzone che fa Doodle. Ah sì, Doodle, la conosco. Il nostro invece viene da nostra luna di miele in India e là, visto che è pieno di tè, ci chiamavamo Darjeeling invece che Darling, è una stupidaggine proprio. È meglio se vado a vedere come sta. Sì, tu vai, Darjeeling. Oh, Nancy, eccola, ci stavamo preoccupando, come si sente? Meglio, credo. Se non ne sei sicura, stai lontano dal tavolino. Ho lasciato l'asciugamano nella vasca, non sapevo dove metterlo. Perfetto. Ma avete già pulito, mi dispiace. Sì, tutto va bene, tutto è sistemato. Io mi devo scusare, non mi sono occupata di lei, ne so soltanto da qualcosa. Ah, non si preoccupi. No, davvero, mi sono comportata male. La prego. Sapete, in bagno prima, stavo pensando. Sì? Che forse noi non abbiamo considerato. Sì, ecco, non abbiamo preso in considerazione. Cosa non abbiamo preso in considerazione? Beh, posso fare con ingiuria una specie di aggressione. Certo. Dipende. Certo, dipende. Zachary non è mai stato un bambino violento. Ha avuto le sue ragioni. Come essere chiamato spirito.